Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di Retro Computer. Oggi parleremo del ricordo del libro Assembler del 68000 di Kane Hawkins Leventhal. Il link per scaricare questo mega libro da oltre 700 pagine in formato PDF gratuitamente, ecco, lo trovate in descrizione. Normalmente non mi sarei mai messo a fare un podcast simile, ma avendo trovato la risorsa in PDF gratis su Archives ho deciso di farci un breve podcast. Quindi tuffiamoci a bomba nel ricordo dell'Assembler 68000, tenendo presente che il link per scaricare gratis da Archives il testo della Jackson lo trovate in descrizione. 713 pagine questo libro della Jackson, che si trova in PDF gratis, il link lo trovate in descrizione, scaricabile da Archives. Assembler per 68000 di Kane Hawkins Leventhal. Ora, chiaramente questo non è un corso di Assembler per 68000, ma ci limiteremo ad esplorare solo una parte di queste 700 passapagine, perché ovviamente non è possibile andare a vedere tutto il testo. Se vi interessa ve lo andate a scaricare e poi ve lo consultate liberamente per ricordarvi com'era l'Assembler del 68000. Andiamo a vedere a bomba l'indice del questo libro Assembler per 68000, che è in italiano. Dunque, capitolo 1, introduzione alla programmazione, gli assemblatori, il linguaggio Assembler e la struttura del 68000, modi operativi, registri, la memoria, modi di indirizzamento che non specificano locazioni di memoria, modi di indirizzamento della memoria, convenzioni dell'Assembler, Motorola per il 68000, il set di istruzioni 68000. Ecco, noi guarderemo solo queste 73 pagine. Il resto di tutte le altre mega mazzate, ecco, se vi interessa ve le andate a guardare. Sezione 2, problemi introduttivi. C'era nel capitolo 4 programmi semplici, 5 cicli di programma, 6 dati codificati come caratteri, 7 conversione di codice, 8 problemi aritmetici, 9 tabelle e liste. Sezione 3, argomenti più complessi, 10 tecniche per il passaggio di parametri, 11 subroutine, 12 input e output, 13 l'uso dei PIA 6821 periferia interface adapter, 14 l'uso della SCIA 6850 synchronous communication interface adapter, il 15 capitolo 15 interrupt ed altre exception eccezioni. Sezione 4, lo sviluppo del software, definizione di un problema. 17 progettazione di un programma, 18 documentazione, 19 debugging, 20 collaudo, 21 manutenzione e riprogettazione. Sezione 5, il set di istruzioni del 68000, si ripete nuovamente il set di istruzioni in una forma un po' più compatta. Sezione 6, una serie di appendici, sommario di istruzioni, codici delle istruzioni e tempi, codice oggetto e poi abbiamo altre cose. Ok, noi ci limiteremo praticamente ad esplorare solo le prime 73 pagine, quindi i primi 3 capitoli. Se vi interessa, come vi ho già detto, il link per scaricare gratis Assembler 68000 lo trovate in descrizione. E via, tuffiamoci a bomba i concetti fondamentali, come è stato stampato questo libro. Introduzione alla programmazione del linguaggio Assembly, il significato delle istruzioni. Il set di istruzioni di un microprocessore è l'insieme degli input binari che provocano l'esecuzione di determinate azioni durante un ciclo di istruzioni. Un set di istruzioni è per un microprocessore quello che una tabella di funzione rappresenta per un dispositivo logico, come una porta, un addizionatore o un registro di shift. Naturalmente le azioni che un microprocessore esegue in risposta alle istruzioni ricevute sono molto più complesse di quelle che i dispositivi logici compiono in risposta ai loro input. E così abbiamo anche chiarito che cosa sono le istruzioni, set di istruzioni mnemoniche. Caratteristiche di un programma, il programma della programmazione binaria, l'uso dell'ottale e degli esadecimali, mnemonici dei codici di istruzione.
mnemonici standard oppure inventare dei mnemonici. Poi l'assemblatore. Svantaggi del linguaggio assembly. L'assemblatore, come il caricatore esadecimale, non risolve tutti i problemi della programmazione. Resta sempre il profondo divario tra il set di istruzioni di un microprocessore e le funzioni che queste deve svolgere. Che praticamente, a parte l'assembly, si curava soltanto di un controllo formale, quindi della locazione e del codice inserito che era corretto. Poi se ci scrivate un'istruzione cazzata dentro un algoritmo che ci mettevate prima di una prima di un'altra, ecco, l'assembly questo non ve lo diceva, stava a voi fare il debug del programma, che prima andava fatto in modo cartaceo per sapere che diavolo facesse l'algoritmo in sotto assembly. Linguaggio ad alto livello. Vantaggi dei linguaggi ad alto livello. È evidente che i linguaggi ad alto livello rendono più semplice e rapida la struttura dei programmi. Secondo una valutazione piuttosto diffusa, scrivere un programma in un linguaggio ad alto livello richiede ad un programmatore un tempo 10 volte inferiore rispetto ad un programma in linguaggio assembly, ragione per la quale poi fu successivamente furono inventato il C e il C++, un livello di linguaggio assembly più elevato degli assembler dell'architettura di ogni microprocessore, perché praticamente altrimenti occorreva studiarsi tutto il microprocessore, tutte le istruzioni, e con l'evoluzione della tecnologia i programmatori non ce la facevano più a star dietro, diciamo, a studiarsi tutti la relativa architettura, e quindi praticamente si creò un linguaggio con il C e C++ di un gradino più alto sopra il linguaggio macchina dell'assembler, che in modo da unificare un po' tutta l'architettura delle operazioni. Svantaggi del linguaggio ad alto livello. La scelta del linguaggio. Sommario dei vantaggi e degli svantaggi. Quindi i vantaggi del linguaggio ad alto livello erano facili, e quindi una sintassi standard, appunto, e una portabilità, disponibilità di una libreria di programmi. Gli svantaggi sono che erano regole speciali, programmi poco efficienti, quindi un po' più lenti, linguaggi ad alto livello per i microprocessori. E quindi si incominciava a parlare, ad esempio, che linguaggi ad alto livello come il Pascal o il Basic ovviamente erano chiaramente più lenti, anche se erano degli, invece che interpretati, erano dei compilati oppure degli assemblatori. L'assemblea al linguaggio macchina ovviamente era molto velocissimo. Ok, assemblatori. Caratteristiche degli assemblatori. Come abbiamo ricordato in precedenza, gli assemblatori attuali, cioè del passato, non si limitano soltanto a tradurre i mnemonici del linguaggio assembler in codici binari. Ma prima di descrivere le ulteriori caratteristiche, vogliamo soffermarci sulle modalità in cui avviene la traduzione dei mnemonici. Quindi, riga per riga, gli assembler interpretavano e già decodificavano, quindi compilavano automaticamente in binario, per cui se scrivevate una sintassi a cazzo di un comando vi davano automaticamente errore. Ma se la sintassi era corretta, la locazione era corretta, ma la sequenza di istruzioni era messa a cazzo di cane, l'assembler non ve lo diceva. Ok, gli interpreti, penso ormai lo sappiano tutti, gli interpreti venivano nel linguaggio ad alto livello, venivano codificati riga per riga, e quindi ogni volta che l'interprete ritornava sulla riga, non è che praticamente una volta interpretata l'aveva messa da parte e codificata in linguaggio binario, no, semplicemente la eseguiva, se ritornava sulla stessa riga la doveva ricodificare, ragione per cui gli interpreti erano più lenti degli assemblatori. Cos'era un compilatore? La stessa cosa di un assemblatore, l'unica cosa che chiudeva il programma e sostanzialmente lo compilava e lo decodificava una volta sola, cioè finché inserivate tutte le righe nell'editor, diciamo, l'editor dell'istato di un compilatore non si curava della grammatica di cosa scrivevate. Quando poi andavate a compilare, ecco, come l'assemblatore vi tirava fuori tutte le magagne di eventualmente di sintassi che avevate fatto, mentre l'assemblatore ve la dava volta per volta l'eventuale sintassi sbagliata, perché appunto per ogni riga inserita già automaticamente l'assemblatore codificava in linguaggio macchina. E così abbiamo fatto un pochino di infarinatura. Andiamo a bomba.
le direttive data, le direttive equate o define, la direttiva origin, la direttiva reserve, operandi e indirizzi, assemblaggio condizionato, macro, commenti, tipi di assemblatori. Va bene, ce n'erano diversi, ma ognuno c'aveva praticamente varie differenze, ma comunque più o meno erano molto simili. Errori, caricatori, bibliografia, il linguaggio assembly e la struttura del 68.000. Ah, ok, andiamo a vedere. Eccoci qua, istruzioni del 68.000, ce n'erano parecchie. Come veniamo, add, end, asr, absr, jump, jump srr e quant'altro. Ma intanto poi le vedremo una per una. Modi operativi del 68.000, registri e flag del 68.000, carry overflow, zero, negative e l'extern. Eccoli qui i registri, ce n'aveva un botto del 68.000. Questo praticamente, gli 8 registri possono essere usati per gestire operandi ad 8 bit, oppure a 16 bit, oppure a 32 bit. Quindi avremo i registri dati dallo 0 a 00 al 07, quindi c'erano 8 registri a 32 bit per i dati, poi c'erano 7 registri a 32 bit per gli indirizzi, poi c'erano 2 registri a 32 bit per i puntatori, poi c'era un contatore di programma a 32 bit, poi c'era il registro di stato che era a 16 bit. E poi vediamo un po' cosa c'era. Ecco cosa c'era nel registro di stato. Poi c'era il registro di stato del 68.000, c'era sempre il carry, l'overflow, il zero, il negativo, l'extend, la maschera di interrupt e la selezione del modo di trace a 16 bit, e parecchi bit non erano utilizzati, c'erano 1, 2, 3, 5 bit che non erano utilizzati. Puntatore di programma, puntatore dello stack, il registro di stato, chiaramente ce l'aveva anche il 68.000 come tutti i microprocessori. Poi c'erano le tecniche di indirizzamento e vai, e qui venivano spiegate le tecniche di indirizzamento. Questo non è un corso di assembler 68.000, se volete ve l'andate a scaricare il testo e vi guardate tutte le tecniche di indirizzamento possibile che il 68.000 andava a sostenere, erano numerose e chiaramente tutte molto belle. Andiamo a bomba, ora fra un po' troveremo le istruzioni del 68.000 commentate, ci limiteremo a quelle e poi praticamente più di tanto non andremo a fare. Ok, vediamo un po' espressioni logiche ed aritmetiche, il set di istruzioni del 68.000, eccole qua. Programmi introduttivi, eccoci qui, formato dell'istato, caratteristiche degli esempi, provare gli esempi, va bene, programmi semplici, ah, qui sono programmi semplici, capitolo 4, eccoli qui, le istruzioni. Ah, non vengono date le istruzioni tutte specificate. Va bene, le vedremo adesso in un set particolare. Ecco gli mnemonici dell'istruzione del 68.000. ABCD, somma decimale con riporto, add è la somma, land è land logico, ASL è lo shift aritmetico a sinistra, SR è lo shift aritmetico a destra, il B è una diramazione branch condizionata, BCHG è un test sui bit e cambio del suo valore, BCLR testa un bit e lo pone a 0, il BRA è una diramazione condizionata, il B7 è un test di un bit e lo pone a 1, il BSR è una diramazione con una subroutine, BTST testa lo stato di un bit, CHK controlla del valore di un registro, COMP è un confronto, il DB è il test di decremento e diramazione, DVS è divisione tra numeri con segno, DV divisione tra numeri senza segno, l'OR è l'OR chiuso, EXG è lo scambio del contenuto di due registri, EXT è l'estensione del bit di segno, JUMP è un comando di salto, JSR è il salto a subroutine, il LEA è il caricamento di un indirizzo, il LINK crea un link con lo stack, LSL è lo shift logico a sinistra, LSR è shift logico a destra, MOVE trasferimento, MOVEM trasferimento di registri
tra registri e memoria, MOVEP, trasferimento tra processore e periferiche, MULUS, moltiplicazione tra numeri con segno, il MULU, moltiplicazione tra numeri senza segno, NBCD, negazione di un decimale, NEG, la negazione, il NOP, nessuna operazione, il NOT, complemento a 1, OR, LOR, logico, il PEA, il caricamento di un indirizzo nello stack, il RESET e il RESET di un device, ROL, rotazione a sinistra, ROR, rotazione a destra, ROXL, rotazione a sinistra con riporto, ROXR, rotazione a destra con riparto, RTR, ritorno da un'eccezione, RTR, ritorno e restore, RTS, ritorno da subroutine, SBCD, sottrazione decimale con riporto, S, riempie di 1 un registro se la condizione è vera. Stop, stop, sub, sottrazione, swap, scambio di bit in un registro, TAS, test and set, trap, inizia il trattamento di un'eccezione, trapv, trattamento di un overflow, TST, test, un LK, toglie il link con lo stack.